Ma a me fa molto piacere che il Presidente del Consiglio in campagna elettorale, anzi il Segretario Nazionale del Partito Democratico e anche Presidente del Consiglio, sia diventato alleato della città di Napoli, perché esattamente dice quello che noi abbiamo praticato in questi anni, cioè che abbiamo dovuto recuperare anni di schifezza politica, come dice lui, riferendosi evidentemente al suo partito che ha governato in quegli anni della schifezza. Forse dimentica per un momento che il sindaco candidato del Partito Democratico, Valente, era assessore della giunta Iervolino proprio di quegli anni in cui vi erano le nefandezze politiche. Dimentica di sottolineare che se oggi finalmente si parte con la bonifica, volendo credere alle parole del Presidente del Consiglio, è per il lavoro che ha fatto questa amministrazione comunale in questi 4 anni e mezzo, 5 anni, a cominciare in particolare dall'ordinanza chi inquina paga, che costringe giuridicamente e politicamente il governo finalmente a intervenire sulla bonifica, che ricordo è un compito esclusivo del governo, al quale oggi il Presidente non si può sottrarre perché quell'ordinanza è diventata definitiva e quindi lui lo deve fare, deve risarcire il territorio, deve cominciare con la bonifica. E ci fa piacere che in piena campagna elettorale abbia scoperto Bagnoli, abbia scoperto Sebba fare la bonifica, abbia scoperto Capodimonte, abbia scoperto Pietrazza, abbia scoperto Nisi, abbia scoperto che Napoli è bella, abbia scoperto che Napoli è piena di turisti. Tutto questo nonostante il Presidente del Consiglio.